Nando Pani, 63 anni, da tutta una vita, nei fatti lavora qui al mercato di San Benedetto, è uno dei pescivendoli più famosi, è praticamente il comune nel nuovo regolamento sui mercati civici conferma anche il punto che vieta le urla per vendere e dice occhio a non urlare troppo quando si reclamizza il prodotto perché si rischiano delle multe. Noi siamo abituati a fare questo tipo di vendita perché il mercato è tipico di queste cose, se non gridi la gente non accosta, non è che si avvicina, se tu fai, se fai la persona morta qui non si ferma nessuno, devi incentivare la vendita così. Con le grida ti sentono, sei vicino, devi fare gassosa, devi fare queste cose così per vendere, diversamente non può essere. Nei fatti questo è un regolamento che è stato aggiornato e questo punto è stato confermato, è mai capitato di prendere multe? Per adesso non ancora, mi hanno diffidato, però io penso che ne prenderò qualche una di multe. L'hanno diffidata perché lei urla? È perché io urlo anche. Io ci ero solo, signora. Perché io sono così tipico, io sono così, sono fatto così, non posso cambiare. Io a 63 anni cambio, non ho cambiato 40 anni fa e cambio adesso. Lei quindi è uno che per vendere il prodotto praticamente... Io vendo lo stesso perché io sono sempre sorridente con tutti, sono alla mano con tutti, sono sempre ridente. Ma devi vendere così, per vendere devi fare questo tipo di vendita. E lei come fa ad esempio? Ci può fare un esempio? No, ma il rischio dipende dalla multa. Meno male che mi perdonano sempre, però. Lei poco fa, per esempio, mentre stava servendo dei clienti per attirare l'attenzione... Sono fatto così io, del partenza. Io sono dalle 7:30 del mattino gridando, fino a luna non mi fermo. E qual è una, per esempio, delle sue frasi tipiche? No, giardino di Chia, io posso dire tante cose, pesce vivo di Cagliari, no? Molte cose. Cosa posso dire? Cosa posso dire? Adesso non mi viene al momento, però se tu dai una panoramica al cesto nostro, questa è la cooperativa di Santi, noi siamo in cooperativa, siamo in cooperativa di pescatori, siamo 28 pescatori e tutto il pesce è concentrato qua, in questo posteggio qua. Naturalmente sono 28 famiglie, e devo dire che... Quindi lei dice urlare per vendere è normale? Io devo vendere, se vendo tutto tutti i giorni è meglio, altrimenti... Adesso è il periodo buono, il pesce entra e devo cercare di fare la giornata bellina per tutti. Può farci un esempio di un adesso, modo? Adesso, così. Adesso facciamo lo sconto. Chi si avvicina in questo momento, è fortunato. Chi alza la mano per primo se lo porta via. Non vi faccio niente oggi. Vi faccio ammattire, vi faccio.